tutti ragazzi, benvenuti o bentornati qui sul canale di Pringy Luca. E ragazzi, dopo aver visto le 5 cose che odio di Samsung Galaxy S10 Plus, se vi siete persi il video vi lascio il link qui in alto nelle schede. Adesso andremo a vedere le 5 cose che effettivamente io amo di Samsung Galaxy S10 Plus. Ragazzi, direi di partire dalla cosa più importante di ogni smartphone, ovvero il display. Beh, questo Samsung Galaxy S10 Plus monta un display da 6,4 pollici, veramente spettacolare, con dei colori super nitidi e veramente naturali. Beh ragazzi, sotto questo punto di vista mi è piaciuto particolarmente perché è un display curvo ai bordi, totalmente borderless, con un piccolo foro leggermente ovale per contenere la doppia fotocamera. E beh ragazzi, sotto questo punto di vista è veramente fighissimo, sia da guardare che da utilizzare durante l'utilizzo giornaliero. Beh ragazzi, abbiamo citato il foro sul display per la doppia fotocamera e come non possiamo andare ad analizzare quello che è il design di questo dispositivo, secondo me veramente fighissimo. Beh ragazzi, sotto tutti i punti di vista, da qualsiasi angolo si va a guardare, questo smartphone è veramente bellissimo. La colorazione inoltre white prism, che è veramente stupenda, con questo bordo cromato e il retro che cambia colore in base alle condizioni di luce dove ci troviamo. Altro punto forte di questo dispositivo sono le fotocamere. Come vi ho detto nel video scorso, il punto debole delle fotocamere per quanto riguarda i video dove non è possibile selezionare quale delle tre fotocamere posteriori andare ad utilizzare in modo da avere delle prospettive diverse in ogni singolo video, beh, sotto il punto di vista fotografico abbiamo una cosa incredibile. Questa opzione è utilizzabile, basta selezionare in basso mentre si va a fotografare ed è veramente una cosa immediata che va a modificare di gran lunga l'utilizzo delle fotografie e gli scatti giornalieri. Le fotocamere anteriori invece anch'esse doppia ed è veramente molto molto figa. Questa ci serve per andare ad analizzare quella che è la profondità alle nostre spalle in modo da avere delle fotografie sempre perfette anche in modalità selfie. Nel video scorso vi ho elencato un difetto che, beh, durante l'utilizzo giornaliero si è andato a migliorare leggermente andando a disattivare qualche impostazione, e parliamo della batteria. Vi lascio il link del video qui in alto nelle schede in modo da andarlo a recuperare e andare ad analizzare quelli che sono i difetti di Samsung Galaxy S10 Plus, ma in questo caso voglio andare a parlare di un pregio di questa batteria, ovvero la capacità di ricaricarsi in maniera veramente super rapida. Ovvero con il suo caricatore veloce che si trova all'interno della confezione, dopo andremo a parlare anche di essa, troviamo veramente una batteria che si ricarica in maniera fulminea, in circa un'ora e mezza, due ore si ricarica dallo 0% al 100%, quindi veramente una cosa perfetta, perché in circa mezz'ora riusciremo a ricaricare quel 30-40% ed è una cosa veramente ottima. Infine parliamo dell'ultimo punto di forza di questo smartphone, è il packaging. Beh ragazzi, come avrete visto dall'unboxing, all'interno della confezione troviamo veramente un milione di cose, come ad esempio le cuffie di AKG di colore bianco con un cavo in treccia che suonano veramente una meraviglia e sono stupende sotto tutti i punti di vista. Inoltre all'interno della confezione, come vi dicevo poco fa, troviamo il caricatore Fast Charge che è veramente velocissimo, con il cavo USB Type-C e inoltre degli adattatori. Adattatori che adoro sotto tutti i punti di vista perché ci danno la possibilità di andare a collegare al nostro smartphone sia un micro USB, quindi possiamo andare ad utilizzare un cavo micro USB per ricaricare il nostro smartphone tramite questo piccolo adattatore, ma soprattutto andare a collegare una pendrive, quindi una USB Type A, che è veramente una rivoluzione perché ce ne sono veramente tantissime ancora in giro di USB Type A, e dato che questo smartphone si presta alla grande alla produzione è veramente una scelta ottima. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando se così è stato lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi avete altri pregi o altri difetti di questo smartphone. A me tra poco verranno a ritirarlo, dovrò rimandarlo indietro e mi dispiace un po' perché mi sono trovato veramente bene con questo smartphone, ma lo vedrete nel vlog che uscirà settimana prossima, quindi io vi saluto e vi rimando al video della settimana prossima sempre qui sul mio canale YouTube.